Every night and then I get a little bit tired of the things that you decide to make. Every night and then I get a little bit never done the best, but only here's the good life. Benvenuto a Clarissa Marchese e per festeggiare con lei questo successo che è il successo di tutto un territorio. C'è un ulteriore omaggio musicale da parte di Agata, che è una canzone che piace molto a Clarissa, vero Agata? I microfoni per favore lasciamoli accesi. Sì, questa è una sorpresa che ho voluto fare alla nostra miss. Meraviglioso, com'è la vita? Meravigliosa, come sei tu?
diventato un mare. Tu dici no, ma niente, mi sembra niente il sole, la vita, l'amore. Potevamo che iniziare questa serata qui davanti a questo grande pubblico che ti ama grandissimo e ti vuole bene con un omaggio floreale che arriva dalla Casa dei Fiori di Assunta Rinaudo, sarà la stessa signora a consegnartelo insieme al sindaco. Ecco, il sindaco è un attimino forse in altre faccende affaccendato, perché è stato comunque un impegno importante di tutti organizzare questo evento, ma tutti quanti lo hanno fatto con il cuore, lo hanno fatto per te, senza chiedere l'un l'altro se non che poterti vedere, averti qua. È davvero così. Io ne approfitto per fare un ringraziamento, gentilmente adesso le riprendo. Sì. Mi sentite? Mi metto un po' più avanti perché è doveroso per me. Allora vi assicuro che da qua siete veramente, ma veramente, veramente tanti, quindi sono un po' emozionata. Forse per la prima volta in assoluto provo una grandissima emozione, di quella che ti fa quasi venire da piangere. No, effettivamente vi devo soltanto dire una parola è semplice, ma ve lo assicuro, ve lo dico con tutto il mio cuore. Grazie, grazie veramente tanto. Grazie, perché veramente se oggi sono qua, se ho la possibilità di stare su questo palco e di parlarvi, è solo perché ho avuto il vostro sostegno. E voglio che sia chiara una cosa. Per me Miss Italia sicuramente sarà un anno bellissimo, pieno di emozioni, che mi aprirà le porte verso il successo magari, chi lo sa. Però una cosa è certa, non è la mia vittoria, ma è la nostra vittoria. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Credo abbia tenuto unito il paese, quindi credo non ci sia cosa migliore. Sapere che siamo sempre uniti e che ce la facciamo e vinciamo sempre! Sì! Grazie, grazie di cuore, veramente. Questo tuo
spirito sportivo è bellissimo e credo che faccia piacere a tutto il pubblico, perché tutti hanno parlato così di te, come un'amica di tutti, una ragazza frizzante, briosa, intelligente, bella, brava, veramente ne hanno dette di ogni, e devo dire che a me personalmente, che ti conosco adesso, tutto rispecchia veramente la verità, quello che è stato detto. Però prima di andare avanti e di vedere alcuni dei momenti bellissimi di quella serata, io vorrei sentire anche mamma e papà, me lo permetti? I genitori, i signori Marchese, perché un'emozione secondo me come quella di una mamma e di un papà che vedono la figlia riuscire in un'impresa così è qualcosa di incredibile. C'è anche la sorella, giustamente, Erika, una famiglia.